Si chiama Michele Bottaro, studia ingegneria elettronica all'Università di Catania e l'anno scorso è stato l'unico studente ad avere conseguito il diploma con 100 e lode all'Istituto Tecnico Industriale Morselli di Gela. La scuola, diretta da Ina Ciotta, ieri lo ha premiato nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato gli studenti che a giugno inizieranno gli esami per conseguire il titolo di perito. Erano presenti anche i genitori di Bottaro. Io in questi giorni che la Presidente ha comunicato l'organizzazione di questa giornata, ho pensato innanzitutto a questi 5 anni, come li ho vissuti. Diciamo che sono stato molto gratificato da questa organizzazione, da questo premio, poiché io non ho vissuto questi 5 anni come uno sforzo, come una cosa, ma come una passione, perché sin da piccolo era questa di qua la mia orientazione. Quindi è stata una gratificazione immane. Dopo 5 anni di coltivare una passione, poi averla pure gratificata. Quindi. E 100 e lode a chi lo dedichiamo? Innanzitutto ai miei genitori che mi hanno sostenuto durante gli esami, mi compativano per gli stati d'animo, alla mia ragazza perché anche lei è stata molto d'aiuto e di sostegno, ai professori perché grazie a loro io posso godere delle conoscenze che ho acquisito e sviluppato. Alla scuola che ha messo a disposizione i laboratori e le attrezzature che sono validissime e sono anche invidiate da molte aziende, quindi questi qua sono i ringraziamenti particolari che voglio fare. Sono molto contenta, intanto ho avuto occasione di conoscere questo ragazzo nel corso di un progetto di robotica che la scuola sta portando avanti. Lui già aveva esperienza perché ha partecipato l'anno scorso alla gara di robotica che si svolge a Catania. E poi voglio dire, se Michele è arrivato a questo punto, sicuramente è merito delle sue abilità, della sua buona volontà, del suo impegno, però mi permetto di dire che sicuramente il contributo che è stato dato dai docenti e dalla scuola ha fatto anche, insomma, è stato importante.